La Basilicata è una terra di luoghi mozzafiato, di sapori inconfondibili e di gente che la ama con sguardo di speranza. I lucani hanno storie che aspettano di essere raccontate. Tutto questo è Zoom, i volti della Basilicata. E benvenuti a Zoom, la nostra rubrica della Nuova TV che cercherà di incontrare i tanti volti della nostra terra che guardano la Basilicata in modo diverso. E a cominciare questa straordinaria avventura qui alla Nuova TV abbiamo un graditissimo ospite, un grandissimo artista che porta il nome della Basilicata al di fuori della nostra regione, Giovanni Cafarelli. Grazie Giovanni a voi per essere nostro ospite. Dunque, Giovanni, nasci a Matera, però i tuoi genitori sono di Brindisi di Montagna, hai frequentato il liceo artistico a Salerno, da allora il tuo talento poi è stato, come dire, riconosciuto in tutto il mondo, perché già da adolescente, insomma, nel liceo artistico, hai avuto modo di che una delle tue opere fosse scelta per una collettiva a New York. A New York, è vero. Per dei giovani talenti. Dopodiché hai mischiato tantissimi modi di esprimerti, la pittura, le installazioni artistiche, l'editoria e anche il teatro. Però questo ci arriviamo piano piano. Si tende a considerare gli artisti, Giovanni, un po' come dei sacerdoti di un culto pagano, devoti ad una divinità che trasmetta loro l'ispirazione, che sono sempre un po' imbronciati, tormentati. Però chi ti conosce poi sa perfettamente che sei una persona estremamente solare e innamorata della vita. Sì. Fare arte è soffrire o gioire? Dipende naturalmente anche dal soggetto che esplica questa possibilità, questo dato creativo. Per me il fare arte è gioia e tormento contemporaneamente. È gioia perché credo che questo sia un lavoro straordinario, intanto perché ho fatto sempre quello, credo di non saper fare altro se non questo, e quindi questo mi dà gioia. Mi dà gioia perché ho la possibilità di fare un lavoro che mi impegna praticamente tutto il giorno, anzi non tutto il giorno, non c'è un orario per fare questo lavoro, quindi sei sempre in questa tensione, però è anche un grande gioco, nel senso che io sono fortunato per questo, per fare un lavoro che è un gioco continuo, costante. Pur tuttavia questo gioco mi crea tormento, questo lo dico personalmente, per me mi crea tormento. A volte anche gli amici mi dicono: ma tu fai l'artista, ti metti nel tuo studio, ti rilassi, dipingi, hai a che fare con i colori e quant'altro. Ti dico, Rocco, se io avessi potuto scegliere non l'avrei mai fatto. Non lo consiglieresti ai tuoi figli? No, né lo consiglio né non lo sconsiglio. Io francamente avrei scelto di fare altro, anche perché questo non è un lavoro che tu scegli, esatto. È una sorta di condizione essere, una vocazione. Essere artisti, io direi proprio una condizione, ecco, si nasce in qualche modo e questa è la tua direzione, però per me fare arte significa anche tormento, un tormento interiore che ti accompagna quando lavori, quando hai finito di lavorare, a me succede questo, guardando anche la mia opera e spero sempre che quella che faccio domani è quella buona, e poi è anche bello, per fortuna che è così, perché certo. Questo poi ti dà la possibilità di ritornare nello studio ancora e lo stimola anche a però questo ti crea un tormento, anche perché fondamentalmente noi facciamo un lavoro inutile, fondamentalmente inutile. Beh, no. Sì, è perché chi dà gioia alle persone in qualche modo, sì, comunque se vuoi, emozione, sensazione. Però hai capito, l'arte è per definizione un inutile. Inutile significa che non si utilizza, certo, cioè certo. Dire che non serve a nulla in qualche modo, e pur tuttavia sarebbe difficile poter vivere una vita senza le immagini, senza i suoni, certo, senza le parole evocate, insomma, quindi
Senti Giovanni, tu hai alternato, come ti dicevo prima, dicevamo ai telespettatori prima, hai alternato diverse forme di espressione, teatro, editoria, arte, che in qualche tutte hanno come base l'esigenza di comunicare, però hanno veramente diverse, utilizzano dei linguaggi diversi. Sì. Come sei riuscito poi a coniugarle tutte insieme? Intanto c'è una genesi in riferimento a questa, diciamo, vocazione dilatata, e questa genesi passa proprio e parte proprio da questo territorio. Quindi voglio dire, è l'aver scelto di vivere in questa realtà, di vivere in questa regione, nel senso che io non saprei vivere da nessun'altra parte, anche se mi piace, diciamo così, dilatare la mia presenza anche in altri luoghi, certo. Però è qui che mi piace vivere, è qui che voglio vivere. Direi perfino in questa cosiddetta brutta città, che un po' amiamo, un po' odiamo, ma non credo di volerlo, di saperlo, di poter vivere in un posto diverso. E tu hai fatto riferimento anche a certi miei percorsi di formazione e sì, quant'altro. A un certo punto io, ma non soltanto io, ma una generazione, che in qualche modo è la mia generazione, soprattutto dopo gli eventi drammatici del terremoto, decide di ritornare in Basilicata e di lavorare qui. E quindi ponendo anche fine a quella diaspora intellettuale che aveva caratterizzato gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70, dove i nostri intellettuali, i cosiddetti nostri figli migliori, sono andati fuori. Fuori in una maniera particolare di come si può fare oggi, perché oggi la globalità fa diventare tutto villaggio, una volta si andava veramente fuori, e quindi depauperando sempre più questo territorio, poi gran parte di questi figli anche valorosi che sono andati oltre i confini regionali, diciamo, gran parte della loro creatività l'hanno impegnata a glorificare se stessi, non hanno mai pagato questo debito, certo, della lucanità, e quindi a un certo punto questa mia generazione decise di vivere in questa dimensione. Quando ci siamo girati intorno ci siamo resi conto che c'eravamo solo noi, che non c'erano i teatri, che non c'erano le gallerie d'arte, che non c'erano gli operatori, certo, culturali, e allora questo dover dilatare, va bene, tutta una serie di interessi che vanno dalla pittura al teatro, alla operazione culturale, alla organizzazione di mostre, di concerti, di eventi, e ce ne siamo dovuti far carico, così siamo cresciuti con questa plurifunzione, diciamo, e che poi peraltro a me personalmente da grande gioia, grande soddisfazione. Io poi sono un curioso, nel senso che non riesco mai a stare sempre soltanto su una stessa cosa, quindi ho bisogno di sperimentare, di verificare, ecco da qui anche questa necessità che poi di sperimentare diventato nuovi percorsi. Sì, chiedo nel frattempo alla regia se è possibile di mandare durante la nostra chiacchierata delle immagini delle opere d'arte di Giovanni che abbiamo preparato, e volevo rimanere proprio su questa cosa. Tu hai detto che dopo il terremoto dell'80 sei tornato in Basilicata e insieme ad altri artisti, in particolare Marco Santoro, Felice Lovisco, fondi l'associazione Arti Visive. Sì. Quali erano le attività di questa associazione e perché fu poi così importante nel panorama culturale lucano? Questa associazione fu così importante, poi conseguenzialmente anche con la nascita della rivista Perimetro, esatto, che nasceva proprio come espressione di questa associazione. Che tu dirigesti all'epoca. Che io ho diretto per un po', insomma. Era importante perché intorno a questa associazione, va bene, giravano tutti questi artisti che avevano scelto questo luogo, e siccome pensavamo che questo non doveva necessariamente soltanto essere il nostro territorio, ma avevamo necessità di dilatare e di portare altrove anche queste nostre esperienze, e contemporaneamente di portare all'interno altre esperienze che accadevano in altre associazioni, in altri luoghi d'Italia, insomma. Allora è accaduto che l'associazione Arti Visive è stato un momento di riferimento importante, non solo per gli artisti lucani, ma anche per gli artisti che da fuori portavamo, certo, in Basilicata. In qualche modo, in quegli anni, con l'associazione Arti Visive si andava a colmare anche un vuoto territoriale, perché bisogna dire che già dagli anni 50, dagli anni 60, dagli anni 70 la Scaletta di Matera aveva determinato grandi eventi, certo, culturali.
viaggiando, andando anche in altri luoghi, sempre in Italia, la Basilicata era conosciuta per aver dato i natali ad Emilio Colombo, perché avevamo la squadra in Serie B e perché c'era la scaletta di Matera. Certo. Erano questi i riferimenti culti, insomma, di questo nostro territorio. L'associazione Arti Visive tende a saldare questi due eventi, questi due aspetti, quindi la provincia di Potenza, la provincia di Matera, gli artisti di Potenza e di Matera che insieme facevano comunione ed esprimevano questa loro presenza. Come tutti gli artisti, attraversi tu diverse stagioni che si riscontrano le tue opere d'arte, che cosa determina il cambiamento di uno stile? La curiosità di andare oltre, di sperimentare oltre quello che fai, che stai facendo. Sì. Talune volte sono anche percorsi che nascono proprio dalla fattualità del tuo lavoro. A me è capitato, per esempio, di fare dei quadri, iniziare a fare dei quadri, partendo con una serie anche così di abbozzi e quant'altro, sì. E mentre faccio questo itinerario mi accorgo, dico, è già questo, va bene già così, e poi magari dico, vabbè, questo poi lo faccio dopo domani, intanto vado avanti e mi annoto in questo itinerario, in questo percorso, quello che presumibilmente mi ha anche suggestionato. Io penso che un artista si muove, almeno questo è il mio criterio, su una sorta, che voglio dire, di itinerario, come se fosse un segmento da A e B. Sì. Ecco, noi descriviamo questi vari punti di questo segmento. A volte si va verso A, a volte si torna verso B, ma il mio itinerare nell'ambito della mia creatività parte proprio sempre su questo asse, non si va mai oltre, è già scritto tutto dentro, quindi a volte ti fermi prima, a volte vai più avanti, sperimenti materiali nuovi, e dovuta anche, diciamo, a quella curiosità di cui io ti parlavo. Certo. Se dovessi fare sempre uno stesso quadro, probabilmente mi annoierei perfino, quindi ho necessità di variare linguaggi. E variare linguaggi, sì. A scuola... Poi chiedo scusa, nel senso che questa variazione di linguaggi ti proviene anche dalle suggestioni che l'esterno ti propone, ma proprio come dato storico, come dato culturale, come quello che accade nel mondo, certo, voglio dire, la guerra o il lavoro, o sono tutte questioni che in qualche modo tendono a crearti delle suggestioni molto profonde. A scuola, e lo chiedo a te, faccio a te questa domanda perché anche tu sei stato un insegnante, sì. A scuola ci insegnano, soprattutto durante le lezioni di italiano, la poetica di un autore piuttosto che un altro, cioè ci insegnano a leggere quello che ci sta dietro l'opera. Io ho sempre avuto questo grande dilemma anche quando stavo a scuola, se effettivamente poi l'artista voleva dire questa cosa, sì, o sì, quello sì. Che ci veniva insegnato. Certo. Quando tu crei, lo fai già ponendoti nell'ottica di quello che il pubblico guarderà dentro la tua opera, oppure non te ne posso fregare nemmeno? No, infatti, nella maniera più assoluta... Ti debbo dire quello che diceva a noi in Accademia il mio maestro. Il mio maestro d'Accademia è stato Giuseppe Capogrossi, un grande artista internazionale, mondiale, insomma, di grande forza, il quale diceva sempre questo. A volte le persone che guardano un'opera d'arte rimangono smarriti nel guardarla perché... anziché fare una cosa molto semplice, molto banale, che è quella che si deve fare con un'opera d'arte, visiva soprattutto, cioè aprire gli occhi e guardare. Certo. Invece sono alla ricerca delle cosiddette chiavi di lettura, che quasi sempre non trovano. E il motivo non è che è riposta così bene, tanto da non farsi trovare. Non esistono. Non esistono chiavi di lettura. E ci diceva Capogrosso, guardate, mentre noi guardavamo le sue opere, le sue forchette, non c'è nulla da capire. C'è soltanto da guardare. L'idea che l'artista debba, come un profeta, mandare messaggi, certo, lanciare certo. messaggi, è qualcosa, almeno a me personalmente, non mi appartiene. Allora, quando io dipingo, il mio lavoro non è un lavoro preventivato, anzi, anche molto meticolosamente, per quanto adesso mi sono convinto che non serve, ma purtuttavia seguo questa... A volte addirittura io scrivo un quadro, oltre che a immaginarlo, a disegnarlo, a pensare. Quando poi vai alla realizzazione dell'opera, non solo non tieni conto di quella traccia, certo. per fortuna, ma scopri cose nuove, cose diverse, cose altre. E allora, come diceva il nostro poeta potendino celebrato, Vito Riviello, diceva, neanche l'autore
è privilegiato alla lettura delle proprie cose. Infatti. È solo un po' più avvantaggiato dell'altro perché l'ha visto 5 minuti prima. Ma questo è affascinante, certo, perché tu, mentre sei esecutore della tua opera, sei anche spettatore, è chiaro, ma anche incuriosito e meravigliato di quello che ti sta e che sta accadendo. Certo. Quindi non c'è prevenzione in tutto meno questo. Meno male, almeno questo è un conforto. Allora poi, quelli che guardano, lo guarderanno con i loro occhi, chiaro, con la loro sensibilità, con la loro emozione. Picasso diceva sempre: quando guardi un'opera d'arte ci sono 1000 interpretazioni, o quantomeno tante interpretazioni, per quante persone lo guardano. Certo, non c'è altro da fare che Hai partecipato alla Biennale di Venezia recentemente, nel 2011, sì, e selezionato da Vittorio Sgarbi, sì, e poi a quella Biennale di Firenze, Firenze nel 2015. Che cosa ti ha portato queste due esperienze? Che cosa ti hanno lasciato? Sono esperienze anche molto, molto intense, molto forti, perché stabilisce anche un confronto con quello che si fa nel, certo, mondo, con quello che si fa oltre te, insomma. Io sono molto incuriosito, non tanto dalla mia produzione, ma sono incuriosito più dalla produzione degli altri. Mm-hmm. Quindi stabilire questo confronto, questo rapporto di carattere poi, diciamo così, mondiale, è particolarmente arricchente, insomma. Senti, Giovanni, purtroppo il nostro tempo sta per finire, però l'ultima domanda te la vorrei fare. Viviamo in un periodo di profonda trasformazione nella Basilicata, per tutte le vicende che ovviamente conosciamo. Gli artisti hanno la capacità, anche per quello che hai detto finora, di vedere altro, di riuscire a vedere una realtà che magari a noi, che siamo poco attenti, ci sfugge. Come vedi tu la Basilicata del futuro? Io sono per natura un ottimista, mm-hmm, quindi ho grande fiducia in quello che può accadere in questo territorio. Ma ho grande fiducia non se guardo avanti, ma se guardo dietro. Adesso mi spiego perché dietro. Perché se facciamo un esame di quello che c'è in questa realtà regionale, noi abbiamo un patrimonio intellettuale costituito soprattutto da giovani che è veramente inestimabile. Abbiamo giovani pittori, giovani poeti, giovani filosofi, giovani musicisti, giovani cineasti. Ecco, questo è il futuro che può scrivere una dimensione nuova per la nostra terra. Allora, il mio impegno, anche come operatore culturale, tu hai fatto riferimento, certo, a vari così, eventi associazionistici, tipo la rivista, di cui adesso sono editore, certo, diciamo, sperimentando questa nuova dimensione. Che è proprio, sineresi. Che è sineresi, è proprio questa, cioè la possibilità di far sì che la narrazione di questo futuro o di questa realtà sia affidata veramente ai giovani, ma in maniera definitiva e determinante. Tu hai notato, non c'è liturgia culturale che non si allestisce nella nostra regione se non celebrata sempre dai medesimi sacerdoti. È vero. Non va bene così. Abbiamo un patrimonio notevolissimo di giovani validissimi, e allora bisogna che siano questi a fare la nuova narrazione di questa terra. Ecco, ecco perché sono ottimista, perché quasi sempre i figli sono migliori dei padri, e allora questo mi dà molta fiducia nel futuro della nostra realtà culturale, regionale nel suo complesso. E con questo messaggio di speranza, in qualche modo, che ci accompagna e spero ci accompagnerà per il nostro percorso, ringrazio Giovanni Cafarelli per essere stato piacere. Il primo ospite di questa nostra che serie. Bello. Quindi ringrazio veramente di cuore Giovanni per essere venuto da noi, ringrazio voi telespettatori per averci seguito, vi lasciamo alla programmazione della Nuova TV. Grazie, arrivederci. Grazie Giovanni.